Dentro questa valigia c'è una famiglia di api. In questo video vedremo come sono riuscito a recuperarla. Allora, oggi andiamo a recuperare delle api che si sono insediate dentro ad una valigia. Mi ha chiamato mio amico per andarle a recuperare perché sono su un terreno di un suo parente che le api potrebbero dar fastidio, quindi andiamo a vedere e le portiamo via. Ovviamente la Silvia è in ferie, quindi cercherò di fare il recupero del video da solo, mi darà una mano Claudio, il mio amico. Questa è la valigia del matrimonio di mio zio, quindi è una valigia che a 8 anni si è rotta la serratura, lui l'ha abbandonata qua perché doveva buttarla via in discarica, ha cavato la serratura solo perché l'ha cavata per utilizzarla in un'altra valigia più piccolina, nuova, che è a casa, che non è mai stata usata. Ha detto va, la metto qua, poi la butto via, e invece è diventata la nuova casa delle api. Allora, sembra che ce l'abbiamo fatta. Stai cascando i calzoni. Devo dimagrire proprio oggi. Ringraziamo Claudio per l'aiuto. Per la scoperta. Le api sono dentro questo sacco. Non so se sente il rumore, provo ad avvicinare il microfono. Ok, abbiamo portato le api qua nella nostra postazione. Adesso appoggeremo provvisoriamente la valigia qui. Apriamo il sacco. Eccolo. Questa notte la lasciamo qui, poi domani facciamo il lavoro di pulizia. Speriamo non ci sia biancheria intima dentro perché va fuori dalle mie competenze. A seconda di quanto hanno raccolto, vedremo poi domani che cosa sono riusciti a costruire. Il proprietario ha confermato che erano lì da 2-3 mesi, quindi in effetti la valigia non pesava moltissimo. Domani si apre la valigia e vediamo cosa c'è dentro. Svaligiamo l'alveare. Per adesso lasciamole stare, che le abbiamo strapazzate anche troppo. Qui sto preparando lo spago della giusta misura, mi serve per fissare i favi di cera d'api ai telaini di legno. Lo spago viene legato ai telaini in questo modo e all'interno verrà posizionato il favo in cera d'api. Preferisco preparare tutto in anticipo, in modo da lavorare più velocemente dopo che avrò aperto la valigia. Ok, abbiamo fatto passare la notte, le api hanno fatto i loro voli di orientamento. Adesso apriamo la valigia, togliamo la cera, la installiamo in dei telaini, poi vi farò vedere, e ricollochiamo tutte le api con la cera, possibilmente dentro un'arnia di legno. Ok. Cerchiamo di aprire questa dannata valigia.
spettacolo. Spettacolare. Guardate che spettacolo. Hanno costruito solo su una parte. Tutto sommato sono anche abbastanza tranquille. Hanno costruito abbastanza in realtà. Guardate qui. Adesso, con delle forbici di fortuna, cerco di rimuovere il divisorio della valigia. Intanto questo lo porto nell'alveare. Queste sono api dopate perché c'è una confezione ancora intatta di tachipirina. Ora rimuovo i singoli favi e li sistemo dentro i telaini. Poi li lego con lo spago e le api penseranno a fare il resto. Controllo ogni favo nella speranza di trovare la resina velocemente. Alcuni favi andranno tagliati per poterli incastrare meglio nei telaini. Purtroppo ho girato dal lato sbagliato alcuni favi, ma la cera era molto morbida e ho preferito lasciare il nido esposto il meno possibile per velocizzare tutta l'operazione. Ecco. Eccola qui. Adesso la mettiamo nel nido là con le altre. Questo è il favo che sto legando. Lì c'è l'arnia. Adesso sistemo gli ultimi favi e per oggi il lavoro di taglio cucito è finito. Allora, adesso metterò l'arnia davanti. Dicevo, qui c'è l'arnia con la resina e le api dentro che ventilano. Cerchiamo di scrollarle qui dentro. Come vedete sono abbastanza arrabbiate, ma diamo il tempo di calmarsi e abbiamo strapazzate abbastanza oggi. Qui vedete l'interno dell'arnia a lavoro finito. Non è un capolavoro, ma le api penseranno poi a sistemare tutto. Qui invece vedete le operaie davanti all'ingresso dell'arnia che stanno ventilando per spargere il feromone e attirare le compagne. Ok, diamo un'altra scrollata perché inizia a far caldo, sto sudando come un caimano. Le lasciamo calmare un po', intanto andiamo a vedere la valigia. Allora, quindi ricapitolando, mettiamo i favi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 favi. Ok, mentre si calmano io inizio a caricare la roba. 5 minutes later. Ok, adesso le sposto. Ok, direi che è andata. C'è un sole che è devastante. Bilancio della giornata: 0 punture almeno finora. Qua c'è quello che è rimasto, qualche ape e un po' di miele qui. Assaggiamolo dato che ci siamo. È la prima volta che assaggio il miele di valigia. Dicevo, è andata bene. Adesso state... Oh, le punture stavano per diventare una. E niente, adesso porto via la valigia. Oh! Niente, adesso porto via la valigia prima di ustionarmi con il sole. Poi vedremo nei prossimi giorni come stanno le api. Credo che il lavoro sia venuto bene. Staremo a vedere. Ciao! Valigia? Ora faccio la valigia.
Aspetta. Fai, continua a fare la valigia. Sì. Test valigia 1. Senza glutine? E lui è... Ma sì che è senza glutine te. Perché? E te? Magari te con la farina. Farina? Ma fai da lì. Rompono più il cazzo le zanzare che le api. Non ve l'ho detto, ma io sono allergico alle api. Vedete, questo non è sudore da caldo, ma è paura. Terrore. Terrore.